Amico nemico è una coppia oppositiva che ricorre in molti dei tuoi lavori. Allora passiamo al secondo lema, che è bolscevichi. Leggendo uno dei tuoi libri più recenti, forse il più recente, dello spirito. Con la lettera H passiamo dai nomi ai nomi propri. Abbiamo questa coppia. Siamo a libertà. Siamo all'interiorità. Siamo alla voce 900. Io partirei. Siamo alla voce coeletta. Per la lettera U. La memoria loro, la memoria della di verità. Siamo all'ultima voce di questo lemmario, la Z di Zeit. Tempo. Queste sono le mie parole, no? Non sono tutte le mie parole, però sono le parole, non quelle che girano nel dibattito, nel discorso pubblico, ma quelle che io ho adoperato, su cui ho pensato, che ho articolato nel discorso. E quindi, quando parola per parola, vediamo insomma in che misura sono parole che riguardano me stesso. Insomma. Le tue risposte a chi ti chiede chi sei o che cosa sei, tu rispondi sono un bolscevico in pensione, poi hai spiegato che cosa intendi con questo, cioè questo elemento di continuità e al tempo stesso di differenza radicale nella continuità. È l'immagine, la figura, il profilo di un intellettuale, di un politico, di un filosofo che vive un po' nel presente come un esule vive in un paese straniero, insomma, un cittadino del Novecento esiliato nel XXI secolo. La prima domanda che ti faccio quindi è se ti riconosci e in che misura ti riconosci in una immagine, in una metafora, in una figura di questo tipo. E la seconda è che cosa determina questa posizione, questa postura nella tua prassi politica? Come vivi l'attualità del politico da esiliato, se tale ti senti e se tale in fondo sei? Io sono passato, come qualcuno insomma, forse ha notato, da questi ultimi decenni, in questo percorso accidentato, sono passato da una critica, che si poteva dire una critica di società, a una critica di civiltà. Un salto anche di consapevolezza. Dello spirito libero è stato letto come Tronti è in una fase di ripiegamento interiore, di ricerca interiore, ma anche qualche sospetto, no, di conversione religiosa, sento in giro delle voci che girano. Nulla di tutto questo. Dello spirito libero è un libro, l'ho detto anche agli amici, 10 volte più sovversivo di Operai e Capitale, ma 10 volte più sovversivo se si va a leggerle, perché mentre Operai e Capitale metteva in gioco conflittualmente appunto la struttura capitalistica di questa società, operai contro il capitale, eccetera, eccetera, qui il conflitto è complessivo, è contro il complesso della, non è la società, è proprio il mondo che questa società ha prodotto, è l'uomo che questa società ha prodotto, insomma, l'antropologia, no, presente
dominante, è la civiltà, la civiltà occidentale, no? che è messa in questione. Quando conto adesso queste emergenze, insomma, che si chiamano, insomma, che colpiscono dal di fuori questa civiltà, la retorica, no, difensiva, no, nei confronti dei valori, no, di questa civiltà, no, che vengono aggrediti dal fuori. E quindi bisogna difendersi in qualche modo. Com'è possibile attaccare questi valori così belli, così straordinari che noi abbiamo? No? E questo mi lascia quel sorriso, insomma, no, appunto libero, no? Ma io questi valori non sono i miei valori. Non li attaccherei come vengono attaccati in quel modo, penso che non bisogna attaccarli come vengono attaccati in quel modo, per carità, ma questo non mi porta al ricatto, siccome vengono attaccati io li devo difendere, no, li attacco in un altro modo, li attacco a modo mio, insomma, no, non con la violenza terroristica, niente affatto, ma con le armi del pensiero, della lotta, del conflitto civile, no. Ma quei valori non sono i miei valori, quei valori sono i valori che io combatto. E anche quando li registrano con le belle parole, insomma, no? La fraternità, la coesione, sì, io mi meraviglio ogni volta quando sento i miei, insomma, come li chiamo, insomma, i miei compaesani di politica, no? Dove nei settori di politica che frequenta. Ma dobbiamo la coesione sociale, noi dobbiamo difendere la coesione. Ma come la coesione sociale? Noi non eravamo quelli del conflitto sociale. No? Perché la coesione sociale? Questa è una società disordinata, noi dobbiamo cercare di ordinare il conflitto. Se ti metti sul piano della coesione sociale, accetti le cose maggiori di questa, le cose anche più turpi di questa società, di questa civiltà. E quando sento parlare di fraternità, ecco, l'esilio vuol dire che tu di fronte a questi discorsi, appunto, magari non reagisci a parole perché intanto perché sai che sarebbero parole inutili, poi perché non porterebbero a nulla. Ma l'esilio vuol dire che ti mantieni per te e dire vabbè, questi non confondiamo le cose, questi saranno i vostri valori ma non i miei. Questo è l'esilio. La grande fortuna, se la considero forse la mia più grande fortuna, di aver avuto questa origine, no? Questa origine dal basso, la mia Ostiense era la periferia,
urbana romana, allora c'era una periferia urbana tra Testaccio e Garbatella. Questo popolo era molto romanesco, mio padre parlava un romanesco stretto proprio. E l'ambiente era quello dei mercati generali dove lavoravano tutti e due. E intorno alla mia famiglia, alla mia casa, c'era questa umanità. In parte veniva dai mercati, in parte poi, quando ho cominciato a praticare la sezione Ostiense, dove fui iscritto dall'inizio e poi per molti anni, che si qualificò ancor più perché era sì una periferia, insomma, semi-industriale, perché c'era la fabbrica OMI, l'ottica meccanica, c'era il gas, c'era la CEA, c'erano appunto i mercati generali, erano tutte, come si chiamavano, le cellule che facevano capo alla sezione Ostiense. Con questi militanti comunisti poi ho avuto un grande rapporto, ma proprio considero anche loro tra i miei maestri. E la specificità di questo popolo romano, che veniva da lontano, veniva dalla plebe dell'antica Roma, dalla plebe papalina, che poi era diventata popolo, ma era diventata popolo molto, in modo molto alto, in modo molto civile, anche attraverso la politica, quindi attraverso soprattutto il Partito Comunista, che era questo partito di popolo. Lì ho sempre ritrovato le mie radici, che non ho mai perduto, a cui ho sempre assegnato una ragione salvifica. C'è un punto di vista operaio, anche se non ci sono più gli operai organizzati in potenziale classe antagonistica. Cosa intendi con questa affermazione? L'operaismo ha avuto una grande fortuna, no? Cioè, al di là di tutte le aspettative, non mi sarei mai atteso di avere questa durata di interesse nei confronti di quell'esperienza che continua tuttora. Continua tuttora e molto meno in Italia che in altri paesi, come dagli Stati Uniti all'Inghilterra e alla Francia, addirittura l'Australia, addirittura l'America Latina e così via. Il paradosso che registro, che devo registrare, è che l'operaismo, soprattutto attraverso quello che è stato detto il post-operaismo, cioè tutte le persone che dopo l'esperienza breve degli anni 60 poi si sono riferiti a questa esperienza, ma il paradosso è che ha avuto di più una fortuna accademica che una fortuna politica, perché se ne discute nelle università, tutti i seminari sono seminari fondamentalmente universitari, no? Mentre poi a livello politico pratico, non è che la fortuna sia stata di quel tipo lì, insomma, no? È stata considerata un'esperienza molto marginale. Molti che fanno politica nemmeno la conoscono. C'è una generica indicazione giornalistica, no? Per cui quando vengono fuori i nostri nomi, i nomi mio e degli altri, veniamo sempre definiti, insomma, ex operaisti, no? Cioè, questa è un po', insomma, una condanna, insomma, che insomma, prendiamo con la dovuta indifferenza, non è che conti molto. (Susurra)
Il Novecento è stato anche il secolo, per esempio, della rivoluzione femminile. Io mi sono molto interessato a questa forma di rivoluzione. Ho imparato molto da quel particolare tipo di femminismo, che è il femminismo della differenza, il femminismo della liberazione, insomma, che superava il femminismo della semplice emancipazione. Ho imparato molto perché l'ho sentito molto mio, anche vicino, interno al mio modo di vedere la politica, ma anche di vedere l'umanità, questa separazione in due dell'essere umano, no? Che portava ad un conflitto forse irrisolvibile. Mi intrigava molto, l'ho seguita, ho avuto anche le conoscenze giuste di alcune protagoniste. Poi dopo, insomma, negli ultimi anni il mio interesse è un po' calato, perché anche quel tipo lì di rivoluzione mi è sembrato alla fine, insomma, fallito. Ho avuto una separazione, diciamo, dal femminismo proprio su questo tema. Io dicevo, insomma, il femminismo della differenza è una delle rivoluzioni fallite del Novecento. Dall'altra parte mi rispondevano: no, è l'unica rivoluzione riuscita del Novecento, vittoriosa del Novecento. Non sono convinto di questo, perché ha vinto, come in tutta la seconda metà del Novecento, ha vinto il lato emancipatorio invece che quello liberatorio, insomma. Tutto il Novecento è una lotta tra civilizzazione e cultura, tra civilizzazione e civiltà. Alla fine ha vinto la civilizzazione, ha perso la civiltà. La civilizzazione è questo grande processo, sì, di avanzamento, di progresso democratico, sicuramente emancipatorio, da non sottovalutare, perché è comunque una cosa positiva, però è qualche cosa che si è fermata a metà del percorso, perché non ha portato fino in fondo, insomma, la liberazione vera. E questo, insomma, è un punto da riprendere sempre. In una grande epoca ed essere il protagonista di questa grande epoca, e nessuno ammette di essere protagonista di una piccola squallida vicenda come sono quelle che oggi stiamo più o meno vivendo da noi, ma non solo qui da noi, in Europa, in Occidente, in genere nel mondo. Forse c'è un'epoca che sta crescendo in altri continenti, no? Che sono fuori veramente dall'Occidente. Forse lì si sta realizzando un'epoca, no? Questi continenti che si svegliano alla storia dopo, non perché non siano stati nella storia, ma perché per molti decenni e forse secoli sono stati assenti dalla storia. Parlo dei grandi conglomerati continentali orientali, la Cina, l'India e così via. Penso che si aprirà un'epoca quando si sveglierà, insomma, il continente Africa, no? e crescerà a protagonisti della storia mondo. Ma noi non riusciamo più a fare epoca. L'Europa, per esempio, avrebbe potuto fare epoca se fosse diventata quella che era negli intenti dei grandi europeisti che hanno per primi
lanciato e coltivato l'idea di Europa, no? C'è un'Europa politica sovranazionale, un continente-nazione, no? Che superava le singole nazioni e diventava esso nazione europea. No? La costruzione di un sentire europeo dei cittadini delle varie nazioni, questo poteva segnare un'epoca. Non c'è stata questa possibilità per pochezza delle classi dirigenti, per egoismi nazionali, per sbagliate impostazioni, insomma, tutte economicistiche, tutte mercatistiche. L'economia non fa epoca, il mercato non fa epoca. Può fare epoca la grande politica, siccome la grande politica oggi non c'è più, siccome la grande politica è caduta forse una volta per sempre, quindi noi siamo senza epoca.